Edvard Munch è stato un artista tormentato dalla sfortuna e dal dolore che ha permeato ogni sua opera. Fin dalla sua infanzia, Munch è stato colpito da una serie di tragedie familiari, in particolare la morte della madre di tubercolosi nel 1868, quando aveva solo 5 anni, seguita da quella della sorella Johanne Sophie nel 1877, sempre per la stessa malattia, quando aveva 14 anni. Fu profondamente influenzato dai circoli bohemien di Oslo che incoraggiavano gli artisti con il motto «Scrivi la tua vita». Munch prese questa frase alla lettera e sviluppò uno spirito autobiografico che usò nelle sue opere per dare forma alla sua esperienza di vita. Le sue opere furono oggetto di aspri contrasti da parte dei critici dell'epoca, che cercarono più volte di distruggerlo con commenti molto pesanti sui giornali. Tra questi, ci sono due citazioni significative. È un artista allucinato e allo stesso tempo un'anima malvagia che si prende gioco del pubblico e deride la pittura così come la vita umana, e trasforma troppo banalmente oggetti e persone in una bruttezza indecente a scapito della vera arte. Nonostante io non abbia l'intenzione di criticare un genio come Munch, le sue opere hanno senza dubbio un'aura macabra e sinistra, specialmente quelle realizzate nel suo ultimo periodo prima del suo crollo nervoso. Per completezza, voglio descrivere il ciclo della vita rappresentato dai suoi dipinti. 1. Seme dell'amore, con i dipinti, notte stellata, rosso e bianco, occhi negli occhi, danza sulla spiaggia, il bacio, Madonna. 2. Sviluppo e dissoluzione dell'amore, con i dipinti ceneri, vampiro, la danza della vita, gelosia, la donna, malinconia. 3. Angoscia, con i dipinti angoscia, sera sul viale Carl Johan, edera rossa, Golgota, l'urlo. 4. Morte, con i dipinti il letto di morte, la morte nella stanza della malata, odore di morte, metabolismo. La vita e la morte, la madre morta e la bambina. Vorrei presentare uno dei suoi dipinti, o meglio una parte di un altro quadro. Per spiegare meglio questo concetto, Munch non dipingeva un singolo quadro, ma più tele dello stesso soggetto. Ad esempio, ci sono 4 copie de L'Urlo, tutte diverse perché Munch rappresentava gli stessi soggetti con colori e pose diverse. Questo significava che Munch estrapolava parti di immagini dalla sua vita e le rendeva più visibili rappresentandole in più dettagli. Il dipinto del quale voglio parlare è La madre morta e la bambina, o più specificamente la tela La madre morta. Dipinta tra il 1899 e il 1900. Una copia di questo quadro è oggi custodita nel Museo di Brema e rappresenta una scena struggente di una bambina che si copre le orecchie, disperata per la morte della madre alle sue spalle. Senza dubbio, Munch ha voluto rappresentare in questo quadro la morte della madre per tubercolosi, quando lui aveva solo 5 anni, e l'immagine riesce a colpire chi la guarda, suscitando non solo una profonda tristezza ma anche una forte inquietudine. Ma mentre si osserva la bambina, sorge la domanda su perché copra le orecchie, sta cercando di bloccare la realtà, il silenzio della morte che pervade la stanza? L'immagine della madre malata che rimane nella sua mente? La paura della morte? Munch ha creato molti dipinti in cui i suoi soggetti sono la malattia e la morte, ma questo in particolare ha qualcosa di davvero spaventoso. Se si fissano gli occhi della bambina per alcuni secondi, sembra che lei stessa stia fissando chi la guarda e che la sua immagine si insinui lentamente ma inesorabilmente nella mente dell'osservatore. Se si osserva anche la versione a carboncino, che riporto insieme all'originale, quel sospetto si trasforma quasi in terrore. Sia la bambina che la madre, che in teoria dovrebbe essere morta, sembrano fissare e l'effetto è molto più profondo. Munch ha commentato queste due tele con una frase che più o meno significa: la malattia, la follia e la morte erano gli angeli neri che hanno scrutato la mia culla e che qui ho voluto rappresentare almeno in parte. Non dipingo ciò che vedo, ma quello che ho visto. Sinceramente, mi trovo d'accordo con lui. Guardando La madre morta, si può provare inquietudine, paura, pena e angoscia, anche se sicuramente non così intense come quelle che lui ha provato a soli 5 anni. Più ancora del famoso Urlo, ritengo che La madre morta sia il quadro disturbante per eccellenza e che riesca a far vivere quella sfumatura in cui il corpo cessa di esistere per diventare morte. Questi dipinti sono considerati maledetti perché molte persone che li hanno osservati da vicino hanno dichiarato di aver avuto malori o sensazioni di ansia e angoscia.
Alcuni hanno persino detto che gli occhi della bambina sembrano seguirli quando la osservano a lungo e che ogni volta che succede, la temperatura intorno alle persone scende drasticamente. Sarà solo suggestione? Forse.